Ho scelto Napoli veramente perché ho la famiglia in Basilicata, ma pure studio la storia e l'orientale è proprio il migliore in Italia secondo me. Felicity Brienza viene da Londra. Da una settimana è a Napoli per frequentare corsi di lingua e storia all'Università Orientale. Come lei sono tanti gli universitari provenienti da ogni parte d'Europa che questa mattina si sono ritrovati al Castel dell'Ovo per l'edizione 2012 dell'Erasmus Welcome Day. Un'iniziativa che il Comune di Napoli promuove con il CEIC, gli Atenei Cittadini, insieme all'Accademia di Belle Arti e all'Associazione Giovanile che si occupa della loro accoglienza, per dare il benvenuto agli studenti stranieri ospiti nella nostra città. La giornata assume quest'anno particolare rilievo perché cade nel 25esimo anniversario del progetto Erasmus ed è stata l'occasione per ribadire l'importanza di un'esperienza unica per la formazione ed il futuro professionale di molti giovani. E quest'anno possiamo, diciamo, i ragazzi passeranno il testimone alla prossima generazione Erasmus. Dopo 25 anni noi abbiamo avuto la conferma che Erasmus è il programma di mobilità per eccellenza, di un'importanza rilevante e di un'importanza strategica per tutte le persone che andranno in futuro a fare l'Erasmus. Ciascuna istituzione metterà a disposizione dei ragazzi una serie di servizi gratuiti e per festeggiare i 25 anni del programma Erasmus un'intera settimana di eventi sarà dedicata agli studenti che hanno intrapreso un'esperienza di formazione all'estero. Noi cerchiamo di introdurli ad alcuni, almeno alcuni dei siti che noi come Comune di Napoli possiamo garantire, quindi visiteranno Castelnuovo e Maschiangioino, avranno un accesso privilegiato alle fontanelle e al PAN, avranno modo di dialogare con il nostro osservatorio turistico per consentire loro l'accesso a vari siti della città e credo che tutte le amministrazioni, le sovrintendenze e anche l'Accademia che è qui presente oggi garantiranno a questi 400 ragazzi un'accoglienza che va al di là del profilo soltanto scientifico-accademico ma che proprio è la città che li abbraccia.